Qual è il ruolo dei compiti a casa quando si parla di punteggiatura? Lei come li imposta? È molto importante assegnare loro dei compiti da fare a casa, perché attraverso queste attività domestiche possono consolidare gli apprendimenti che hanno conseguito in classe e soprattutto possono mettere poi alla prova la qualità del loro studio. Di solito assegno questi compiti scegliendo esercizi che sono presenti nel loro manuale, ma mi è capitato anche, insomma, di farli io ad hoc. È importante che queste attività vengano sempre corrette. Io ad esempio inizio sempre la lezione correggendo i compiti, perché devo accertarmi che abbiano ben compreso l'argomento prima poi di iniziarne uno nuovo, poiché ogni argomento costituisce un prerequisito di conoscenza rispetto all'argomento successivo. Trovo molto importante anche durante la correzione soffermarmi nuovamente con loro, insomma, sulle regole, ecco, quando si tratta di grammatica, ripassare insieme in modo da consolidare ulteriormente i loro apprendimenti anche in fase di correzione. Organizza eventuali attività di recupero per chi mostrasse delle carenze? Che tipo di attività sceglie? Sì, il recupero è importante, perché non bisogna mai lasciare nessuno indietro. Per il recupero ovviamente utilizzo le attività della sezione di recupero del manuale di grammatica. Senzini ad esempio ne ha una molto ricca, molto, molto bella. Anche in questo caso altre volte capita che sia io stessa a costruire delle attività mirate, e poi per recuperare ovviamente si danno spiegazioni aggiuntive, quindi si ritorna sull'argomento tutte le volte che è necessario. E comunque è sempre importante fare tutto con passione, perché poi ai ragazzi questo arriva, quindi con passione affrontare la materia, affrontare gli argomenti in modo da motivarli, insomma, e coinvolgerli anche attraverso questo trasporto emotivo, ecco, verso ciò che si sta facendo.